cogliere l'occasione di proporre qualche cosa di nuovo. Ed eccoci appunto con questa giornata che si svolgerà in virtuale. Come vedete è un'attività sperimentale, quindi è la prima volta che viene fatto un evento di questo tipo in Italia. Stiamo prendendo tutte le misure, ma grazie a tutti appunto di aver accettato la sfida. Allora, mentre ci prepariamo, io appunto vi do il benvenuto, buongiorno a tutti. Come ha detto Chiara, io sono Valeria Rapa, sono la Program Coordinator Europe di Avipsa. E tanto per parlare di smart working, io adesso sono a Torino, lavoro per una società di Roma, di una multinazionale francese, essenzialmente per un progetto a Gerusalemme. È proprio una concezione di lavoro differente, di cambi di paradigma sul lavoro ne abbiamo attraversati tanti. Quanti colori posso prendere per costruire la mia immagine? E quanti campionamenti di quei colori io posso utilizzare per costruire l'immagine, la profondità del colore. Perché come dicevamo, lo smart working si fa con il proprio computer, ma spesso e volentieri ci sono delle tecnologie importanti da continuare a utilizzare. E quindi bisogna trovare un modo per integrare la tecnologia di videoconference con le lavagne interattive. L'81% dei manager pensa che la produttività dei meeting sarebbe molto più alta se l'audio fosse perfetto. Questa qui è la huddle room, questa piccolina. Questa è la meeting room, un po' più grande. E questa qua è quella che chiamiamo large meeting room o conference room.